ed ecco la macro categoria HR con il premio Team HR dell'anno Assicurazione, Operazione People Care, distanti ma vicini. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per essere un'eccellenza italiana leader nel campo assicurativo, in particolare per il progetto Operazione People Care distanti ma vicini, una soluzione tempestiva e innovativa per rispondere alla normativa emergenziale, sostenendo il cambiamento, la sicurezza dei dipendenti e la sostenibilità del business di Alleanza. Il premio va a Alleanza Assicurazioni. Collegata con noi Marina Montepilli, HR Director di Alleanza Assicurazioni, benvenuta, complimenti naturalmente per questo premio. Marina, un commento a caldo. Buonasera, grazie per essere qui, per l'invito, ma soprattutto grazie per il premio, sono molto onorata di ricevere questo premio perché è un riconoscimento molto importante per tutta la squadra HR in questo periodo, che è stato un periodo complesso, impegnativo, che ha richiamato le energie di tutti ed è molto molto importante che venga riconosciuto lo sforzo fatto fino ad oggi. Quindi grazie. Distanti ma vicini, ripartiamo proprio da qui perché poi è un po' un'espressione, no, che usiamo in questo momento storico particolare. Ci dice qualcosa di più di questa operazione, di questo progetto che avete portato avanti e che è stato rimarcato nella motivazione? Certo, distanti ma vicini è la frase che ci ha condotto in questo periodo perché ci siamo occupati sia dei temi hard, per cui di caring hard, che di caring più soft. Con questo mi riferisco alla tutela, alla sicurezza, alla messa in sicurezza, alla traduzione di tutti i DPCM che hanno visto coinvolti ovviamente tutte le aziende in questo periodo, nel portarli avanti, quindi sia mettendo in sicurezza le nostre persone, sia comunicando a tutti loro in maniera chiara, in un momento infatti un po' confuso che ogni giorno ci vedeva di fronte a delle situazioni nuove che dovevamo affrontare a gestire, e quindi ci siamo presi cura delle nostre persone anche comunicando in maniera con loro trasparente, in maniera trasparente, dando tutte le indicazioni. E in più con una parte di soft caring che ha riguardato tutte delle iniziative a supporto anche delle parti psicologiche, dei consigli, di elementi di coaching per i manager che dovevano comunque gestire questo momento complesso con tutte le loro persone. Quindi, benché in remoto, e ovviamente la tecnologia ha aiutato, ma vicini a tutte le persone sul territorio anche. Ricordo che Alleanza ha 4.000 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano, che anche nei momenti complessi del periodo della primavera comunque hanno continuato a lavorare in presenza. Assolutamente, certo, assolutamente, quindi insomma la vicinanza c'è stata a prescindere. Io riporto ancora in superficie due parole che abbiamo sentito nella motivazione: soluzione tempestiva e innovativa. Essere tempestivi e innovativi, così almeno chiudiamo parlando del futuro, è una base di partenza necessaria in questo momento. Assolutamente sì, tempestivi e innovativi, l'agilità è un fattore determinante. Il mondo intorno stava già comunque cambiando con dei ritmi sempre più veloci. Questo passaggio ha risvegliato e messo in luce che determinate capacità sono fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e per tutti i cambiamenti. E questa è proprio l'agilità. L'agilità di sapersi muovere in contesti nuovi, in velocità e prendendo decisioni e soluzioni utili per tutti i nostri dipendenti. Quindi per il futuro continuare così, insomma, possiamo... Per il futuro continuare così, quello che abbiamo imparato è questo, è l'agilità e l'ascolto. L'ascolto di tutte le persone che compongono la nostra azienda. Marina, che dire, io la ringrazio Marina Montepilli, HR Director di Alleanza Assicurazioni, e i complimenti vanno a tutto il team, e buon proseguimento, ci rivediamo presto. Grazie a voi, grazie davvero, buona giornata. Altrettanto.